Liberatemi ragazzi, liberatemi da questo supplizio che è il calciomercato 2018-2019 estivo. Liberatemi ragazzi, non se ne può più, non se ne può più, non se ne può. Io ho finito la voce. Voi la sentite forte, ma una volta la più forte. Ho finito la voce, ragazzi. Zonzi dice sì, ma no. Boh, questo è il titolo che metterò probabilmente. Non si capisce. Prima dicete sì, poi dicete no. Le sale giornalisti che dicono, va bene, poi dicono, è arrivato, poi dice, non arrivo, poi dice, c'è l'Arsenal, poi dice, no, però, Erbaccio, poi dice, però la Roma è fatta, però dice, no, però vuole 4 milioni, però il giocatore dice sì, però vuole il doppio. Non si capisce più, io non gliela faccio, non gliela faccio più, non glielo fa, non gliela fa. Allora. Ieri mattina i giornali, testate giornalistiche, riportavano: Nzonzi andrà alla Roma per 3 milioni e mezzo di euro l'anno per 4 anni. Il giocatore ha deciso di calare le proprie richieste di 500 mila euro, accettando appunto le avance della Roma. Manca solamente la distanza tra la società Roma e la società Siviglia, con il Siviglia che voleva pagata la clausola di 35 milioni di euro e la Roma che voleva spendere sui 28-30 al massimo, poiché il giocatore ha 30 anni e quindi diciamo, c'era questa distanza di 5, 7, 8 milioni di euro e via dicendo. Ora, che Di Francesco abbia detto in conferenza stampa che Monchi non dorme mai, che non l'ha mai visto così stanco, che ha le cose sotto l'occhio, le borse dal 41 perché tutti notte e giorno viaggia. Io sono molto contento e sinceramente questo mi fa capire quanto Monchi tenga alla squadra. E io vi dico ragazzi che al di là, per quanto ne so io, al di là di quanto faccia Gonalon, che parta o meno, che decida di lasciare o meno, probabilmente il mediano arriverà. Perché? Perché la Roma vuole prendere due mediani che saranno i due titolari dell'anno prossimo, più De Rossi, che probabilmente questa sarà l'ultima stagione di De Rossi a Roma. Quindi l'anno prossimo i due mediani che abbiamo saranno gli unici due che avremo. Quindi vogliono Gonalon come secondo e questo come primo. Ovviamente si alterneranno tutti, quest'anno come primo giocherà De Rossi che è capitano. Ok, detto questo. Però ragazzi, qual è il problema? Che oggi Monchi fa la conferenza stampa e tu ti puoi aspettare che comunque un pochino divaghi, un pochino non dica la verità, perché Monchi poi è quel direttore tecnico, quel direttore sportivo, anzi, che tende a nascondere la verità per non focalizzare su se stesso le chiacchiere di calciomercato. Però che dice? Dice una cosa che a me mi spiazza. Dice: Zonzi, se ne parla tanto, stiamo valutando diversi ruoli nel mercato e uno dei ruoli che stiamo valutando è quello del centrocampista, ovviamente. Zonzi è un nome, ma è un nome che non è né l'unico e nemmeno il più vicino tra quelli che valutiamo. Cioè, questo mi fa capire come se c'è qualcuno di più vicino di Zonzi, probabilmente è qualcuno di molto vicino, di cui magari non si parla. Magari si avrà proprio Barella, di cui vi sto parlando da un po' di tempo, che pare bloccato. Ora non lo so perché c'è anche l'Inter sopra. Forse è il momento, aggiunge Monchi, di pensare ad altre possibilità. Quindi dice, è inutile, dice, lo dico per voi giornalisti, lo so perfettamente dove voglio arrivare. Cioè dice, io lo so quello che farò, so che se non arriva Nzonzi prendo un altro, so che Nzonzi non è l'unico e non è nemmeno quello più vicino. Però provate a fare altri nomi, giornalisti, perché secondo voi c'è solo Nzonzi, non c'è solo Nzonzi. Poi aggiunge, Nzonzi mi piace, l'ho già detto, così come me ne piacciono altri che non arriveranno alla Roma. Credo che il mio lavoro è provare a fare la rosa più forte e fino al 18 agosto ci proveremo. Poi aggiunge, dormo un pochino di più di quello che ha detto Di Francesco, però non tanto, poco di più, per far capire proprio come stesse lavorando, anzi come stia lavorando per rendere la Roma squadra competitiva per la stagione 2018-2019. Però ragazzi, non ci si capisce niente. Cioè Nzonzi arriva, Nzonzi non arriva, Nzonzi potrebbe arrivare. Posso dire una cosa? Se c'è sto grandissimo problema, canna Nzonzi. Cioè non è, ragazzi, io lo dico sempre, se dovesse arrivare sarei molto contento, perché per me è un ottimo profilo, ci ho fatto anche il video. Ma non è Modric, ma non è, già che parliamo di mediani, ma non è Casemiro. Se tu mi stai per prendere Casemiro, io aspetto un mese e mezzo. Se ovviamente non chiude il mercato, per prendere Casemiro pure. Quanto dura il mercato? 2 mesi e mezzo? 2 mesi da giugno, da metà giugno? Vai, 2 mesi pieni e l'ultimo giorno mi porti Casemiro. Aspetto. Ma Nzonzi è Nzonzi con rispetto. Cioè, io spero che Nzonzi esplode e lo reputo un ottimo giocatore, un grandissimo giocatore, un treno.
Però è Nzonzì, resta pur sempre Nzonzì. E allora cerchiamo di non fare come Marez, che poi rimaniamo senza esterno destro, senza ala destra. E allora cerchiamo di non fare come Malcolm, che poi ce lo rubano mentre sta a prendere l'aereo. È bravo Monchi in questo caso. Restiamo a focalizzare l'attenzione su Nzonzì, che magari pure lui il Mediano lo prende davvero e chiude in una giornata. Non c'è nemmeno bisogno di rischiare che qualcuno ce lo rubi. Detto questo, fatemi sapere come sempre un commento qua sotto che cosa ne pensate. 5.000 mi piace qua sotto. Per un altro video di questo tipo, vi ringrazio come sempre per la visione. Iscrivetevi, mi raccomando, al canale se ancora non lo avete fatto. Buon ciao, Lalla, e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.